buon sabato a tutti. Oggi a grande richiesta va la recensione di questo film. È per la prima volta che non faccio un film horror, faccio la recensione di un film non horror. Faremo la recensione di Over the Top. Tutti lo conosciamo, tutti credo che ormai lo avete visto, nessuno non ha mai visto, credo che nessuno non abbia mai visto questo film. Allora, intanto voglio salutare i miei amici di Tana delle Tigri. Iniziamo dall'amico mio Alessandro, che mi ha dato l'idea di fare questa recensione di questo stupendo film Over the Top. Poi saluto a Luigi, il mio amico Luigi, Marco, Cesare, Vincenzo, Corrado e tutti gli amici della Tana delle Tigri che mi hanno consigliato di fare questo film Over the Top. Il film, uno dei, diciamo, non è che mi faccia impazzire, però un film buono di Sylvester Stallone, grande, unico Sylvester Stallone. Allora, su con la recensione di Over the Top. Il film è uscito negli USA il 13 febbraio dell'87 con la regia di Mike Kellan, le musiche sono di David England. La curiosità, ci sono pochissime curiosità, però una curiosità che credo che tutti sappiano, quelli che hanno visto il film la sanno tutti, che l'attore che interpreta Bob Harley, quello che poi alla fine fa lei il torneo, che fa la finale con Sylvester Stallone, è stato veramente un pluricampione mondiale di braccio di ferro, è stato molto forte il braccio di ferro, più volte campione di braccio di ferro, mi sembra quattro volte campione di braccio di ferro. Lui è stato preso perché interpretava quella, è piaciuto moltissimo al regista, è stato preso per fare questo film. E infatti hanno fatto crescere poi il pizzetto, baffetti, il pizzetto, campione anche fortissimo di braccio di ferro. Purtroppo l'attore ci ha lasciato il 19 marzo del 2003, la moglie l'ha trovato disteso nel letto a casa, stroncato da un infarto. Comunque, iniziamo dal film. Il film, diciamo, ha un'idea americana, secondo film americano. Vabbè, intanto parliamo ancora con le curiosità di Over the Top. Il film, per la prima settimana, ha incassato 5 milioni di dollari, abbastanza buoni per una settimana. Sylvester Stallone ha ricevuto per questo film 12 milioni. Il film intanto è costato all'epoca, il film intanto ha incassato 120 milioni, 120 milioni, e il budget che hanno speso per fare questo film 25 milioni, per dire 12 milioni sono stati messi solo per Stallone e gli altri 13 sono stati divisi per tutti gli altri attori. Pian piano il film è stato preso parte tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Belgio, quando era in Italia il 20 febbraio dell'87. La trama è molto facile, la trama è molto bella e facile. Un'altra curiosità, è uscito anche il gioco dell'87 per il Super Nintendo e la Nintendo, però si chiama Over the Top, si chiama Over. Allora, il film è recitato dal grande Sylvester Stallone, che qua interpreta Lincoln Hawke, un camionista che ha l'hobby, anche quando non fa il camionista, di fare braccio di ferro. Poi giustamente parliamo del film, abbiamo Lincoln che purtroppo ha dovuto lasciare la famiglia perché non andava d'accordo con il suocero, e infatti ha dovuto lasciare la moglie, Cristina, e il figlio Mike. E giustamente sono passati tantissimi anni, il figlio Mike è cresciuto e giustamente questa volta Cristina nel frattempo sta un po' male, sta quasi per morire, e l'ultimo desiderio di Cristina che sappia tutta la verità, che Mike, il figlio, sappia tutta la verità perché Lincoln abbia lasciato la moglie e Mike, perché Mike ha un profondo odio verso il padre. Questo odio viene
come ho detto dal suocero. Comunque il film inizia che si vede Mike che sta prendendo il diploma da militare cadetto e viene a ritirarlo il padre, se sta Lincoln. Mike neanche lo conosce, neanche voleva andare con lui, però la legge dice che lui è veramente il padre e doveva andare per forza con lui, come se fosse stato con Lincoln, la chiamo Lincoln Hope. All'inizio il film proprio Mike ha un odio terribile verso Lincoln, ha un odio terribile, addirittura pensava pure che spacciasse droga e facesse altre cose bruttissime. Mentre viaggiano con il camion, perché lo stava portando dalla madre, e perciò c'è una settimana per portarlo nel Canada. Parlando, Mikey domanda se ancora spacciasse droga e se come mai non aveva mai scritto una lettera né per i compleanni o una lettera di Natale. All'improvviso Lincoln gli rimane come uno shock, perché lui giustamente, come io, ho scritto sempre, e ha capito che è inutile parlare, perché tutte le lettere, gli auguri di compleanno e di Buon Natale, di altre feste, era stato il nonno Jason a nascondere tutte le cose a Mike. E mentre camminano col camion, giustamente hanno fame e vanno dentro in un bar. E lei, Lincoln, vede dei ragazzini e decide di far combattere a braccio di ferro suo figlio, Mike. E il primo incontro si conclude con la vittoria del ragazzino, che umilia Mike. Mike va scappando piangendo e se la prende con il padre, dicendo che è un fallito, che vuole che lui non volesse come lui fallire, eccetera, eccetera. Mike strano ne convince Mac a rientrare. Comunque il figlio poi vince l'incontro al braccio di ferro, cominciano pian piano a fare amicizia, a volersi bene, e qui l'ira del nonno Jason gli viene la gelosia e comincia a far rapire in tutti i modi il nipote Mike finché ritornasse con lui. Nel frattempo padre e figlio arrivano nel Canada, dove scoprono che Cristina era morta, era deceduta. Purtroppo il tumore se l'aveva presa. Mike all'improvviso se la prende subito di nuovo con Lincoln, che dice che era colpa sua, che avevano ritardato il viaggio per colpa sua, perché il camion comunque eccetera eccetera, e ritorna di nuovo a stare con il nonno Jason. Mentre dice questa cosa si chiama Lincoln, gli viene un'idea di partecipare al torneo di braccio di ferro, però non avendo i soldi vende il proprio camion, e il camion se lo vende per 7.000 dollari. Decide di partecipare a questa gara di braccio di ferro, però la cosa è che lo danno 20 a 1, così rischia veramente tantissimo. Infatti mette 7.000 dollari per la sua vittoria, e ricordiamo, lo danno 7 a 1. Nel frattempo il figlio Mike va nella stanza del nonno e scopre tante. Prima c'era stata Vera, c'era stato Vero prima che mai prima che diciamo Lincoln decide di partecipare, va a casa di suo suocero con il camion e distrugge tutto per prendere il proprio figlio. Ma giustamente la legge viene e lo arrestano. Lui viene ricattato dal nonno, che affinché vuole uscire dal carcere deve rinunciare al figlio. Ma lui giustamente non si fa ricattare dal nonno, ma proprio le parole di Mike convincono a Sylvester Stallone, a Lincoln, di accettare le proposte del nonno. Lui decide di accettare le proposte del nonno, il suo suocero. Sylvester Stallone viene scarcerato, però denuncia a Mike, e all'improvviso legge che c'è una gara di over the top, cioè di braccio di ferro. Vende il camion, si prende 7.000 dollari e va a Los Angeles, a Las Vegas, dove si tiene questo torneo dove partecipano i più grandi lottatori di braccio di ferro. Dalla vendita del camion riceve 7.000 dollari, dove li punta tutti, e qui però lo danno 7 a 1. Mentre lui va a partecipare alle gare di braccio di ferro, Mike, ancora molto 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 insospettito dal gesto del nonno, entra nella sua camera e vede veramente nascosti dentro i cassetti, vede le lettere, le cose
che il padre gli aveva mandato. Gioca, scopre che tutto quell'odio, tutto quell'astio era nato che per colpa del nonno, che era colpa del nonno che Lincoln aveva abbandonato la madre, aveva abbandonato Mike, aveva abbandonato tutti, era solo esclusivamente colpa del vecchiaccio. Mike decide di scappare e di andare a Las Vegas, dove si stavano tenendo i tornei di braccio di ferro. Il primo, diciamo, incontro di braccio di ferro, Lincoln un po' stava avendo la peggio, ma poi vince lui, vince anche, scusate, vince anche Bob Harley. I due all'improvviso, come si fa, si capisce, si scontrano in finale. Bob Harley, ricordiamo, era, diciamo, sulla realtà anche campione, ma nel film anche era stato diverse volte campione mondiale. Chi vinceva questa gara di braccio di ferro vinceva 14.000 dollari più un camion nuovo di zecca, nuovo nuovo. Cioè, all'improvviso l'incontro parte fra Bob Harley e Lincoln. All'improvviso Bob Harley, visto che stava avendo un po' la peggio, dà una testata a Lincoln e si libera dal braccio di ferro. Visto che i due si liberano ogni minuto, decidono di legarsi mano con mano. Qua i due se li danno di tanta ragione, lo spingono al massimo, poi Lincoln decide di usare la sua arma, cioè gli stringe il dito a Bob Harley, dove Bob Harley all'improvviso perde un po' di forza e all'improvviso Lincoln decide di passare subito il braccio. E qui Lincoln vince subito il torneo, si becca i soldi, si becca il camion. Il nonno ormai non sapendo più che fare, dopo che il figlio giustamente di moda scopre tutto, decide di lasciare il figlio, il nipote al proprio padre, e con quei soldi decidono di aprire un'agenzia di trasporti chiamata Hawk e Figlio. Questo, diciamo, è tutto over the top, un film da vedere, molto significativo. Io a questo film gli do sempre un 6,5, un 7. Non di più perché non mi piace tanto. Mi piace, sì, è molto carino, perciò da vedere. Non l'ha visto, credo che l'hanno visto tutti, che non l'ha visto, gli consiglio di vederlo perché è veramente molto 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 bello, molto affascinante. Poi è bellissima la canzone. Mike, il nonno, Jason. È grandissimo Sylvester Stallone, il mitico Bob Marley. Scomparso, ricordiamo, nel 2003. Guardate, la mano legata, arrestata. Comunque, chi non l'ha visto, veramente vi chiedo di vederlo perché è veramente un bellissimo film. Guardate come si spremono al massimo, come una montagna di muscoli, come comunque era una montagna di muscoli. Veramente chiedo veramente di vederlo, vi consiglio di vederlo perché ne vale la pena. Guardate, ma Sylvester Stallone è un grande, Sylvester Stallone è uno dei migliori attori che ci sono, per me è uno dei migliori attori. Bellissima parte. Se il film se la recensione vi è piaciuta, anche se sono un po' dilettante con i film d'azione, vi chiedo di mettere un like. Grazie a chi ha messo il like, grazie a chi si sta iscrivendo al mio canale, ringrazio tutti di vero cuore, grazie ancora, non mollatemi e aiutatemi sempre a crescere, iscrivetevi sempre di più. E ringrazio ancora l'amico mio Alessandro che mi ha consigliato questa recensione. Vediamo la prossima recensione, voglio anche ascoltare anche l'amico mio Umberto che mi ha consigliato altri due film suoi, vediamo. Voglio fare un film anche mi ha chiesto anche lui, vediamo cosa faremo. Ok ragazzi, alla prossima, buona domenica a tutti ormai. Un bacione.